Proseguiamo l'ordine del giorno, quindi passiamo alle due interrogazioni, quindi il punto numero 5, interrogazione asfaltate bene 2016. Asfaltate bene 2016, a firma dei consiglieri Magrini, Santorelli e Del Vecchio. Chi vuole illustrare l'interrogazione? Allora, la parola al consigliere Del Vecchio. Prego. Si ricordi 5 minuti? Sì, sì. Grazie Presidente. Allora, brevemente la illustro. Scusate, chiedo per cortesia di non fare brusio, perché poi chi sta intervenendo ha difficoltà. Prego. Bene. Allora, abbiamo presentato questa interrogazione il 21 di ottobre, quindi è passato un po' di tempo nel frattempo, quindi qualcuno di questi punti ovviamente è stato poi superato, però visto le tante proteste che abbiamo visto quest'estate nei cittadini, che abbiamo raccolto dai cittadini quando si è asfaltato in periodi in cui ad esempio periodi più caldi o periodi ad esempio asfaltato di giorno sulle ore di punta del traffico eccetera, abbiamo raccolto quelle proteste. Visto le proteste dei cittadini anche qua, che abbiamo raccolto ad esempio rispetto alla strada che è stata parzialmente asfaltata davanti al cimitero di Rosciano, lasciata lì per settimane, se non mesi, con buche, vallamenti, con una mezza asfaltatura, per poi ritornare, penso, nelle ultime due settimane, subito dopo che abbiamo fatto l'interrogazione, se non ricordo male. Visto che è stata ad esempio asfaltata ed era stata promessa, perché erano venuti lì addirittura l'assessore a promettere ai cittadini che avrebbe asfaltato la strada che porta al cimitero di Ferretto, che è molto trafficata perché vanno, ovviamente le persone vanno al cimitero, che non ho capito perché è stata asfaltata per tre quarti ed è stata lasciata la parte finale per arrivare al cimitero nell'incuria più totale, piena di buche, avvallamenti, se non peggio, e non è stata proseguita come era stato promesso ai cittadini, perché anche qui riporto quello che mi hanno riferito i cittadini, come era stato promesso da chi è stato, dai politici che sono stati lì sul luogo fino alla zona di San Cesario. Visto che sono state asfaltate le strade, mi riferisco soprattutto a quelle centrali dove sono state realizzate delle piste ciclabili laterali, ma con un materiale che è evidentemente friabile, ha perso del ghiaino, non so come chiamarlo, ai bordi, e quindi ha reso pericoloso anche il percorso in molti punti, e quindi è stato fatto con materiale che non so perché sembra già malorato nel momento in cui è stato finito, e anche grezzo dal punto di vista della finitura, quindi non è liscio, è molto grezzo, ruvido, e fuoriesce da questo asfalto del ghiaino. Quindi, visto tutte queste zone che hanno avuto questi problemi, io volevo chiedere all'assessore o al sindaco, insomma, che risponderà intanto il perché di tutti questi problemi, che ripeto sono questioni che abbiamo raccolto dai cittadini che ovviamente hanno protestato rispetto a questa a come è stato adottato il criterio per realizzare queste opere. Volevamo sapere se in questi primi due anni e mezzo di amministrazione l'amministrazione comunale, quindi chi governa la città, ha accantonato a bilancio e quindi sono state previste soldi da investire nelle asfaltature in questi primi due anni e mezzo, e quali sono in questo caso le risorse invece dovute al blocco del patto di stabilità 2007-2014, investito ovviamente in questo caso in asfaltatura. Volevamo conoscere quali sono stati i criteri per cui sono stati individuati questi 40 km di strade da asfaltare, sui 440 ovviamente che sono i chilometri totali del comune di Fano, e termino, cos'era un'altra via? Sono perso un punto. Perché è stato programmato una porzione della strada principale della zona commerciale di Bellocchi davanti a Lascian, tanto per intenderci, e non tutta la via Einaudi, in buona sostanza, che è ammalorata
ed è evidente, insomma, basta chi lo frequenta lo sa, e quali sono le nuove asfaltature con nuove risorse che avete previsto per l'anno 2017, che quindi metterete nel bilancio di previsione ovviamente dell'anno che verrà. Queste sono le domande, poi ovviamente mi riservo di rispondere dopo l'intervento. Ringrazio il consigliere Del Vecchio e lascio la parola all'assessore Panesi per la risposta. Grazie Presidente, devo dire il nome: Fanesi Cristian, assessore ai lavori pubblici. Consigliere Del Vecchio ha appena parlato. Consigliere Del Vecchio ha posto diverse domande, che ovviamente a cui risponderò avvalendomi anche del contributo dell'Ufficio Lavori Pubblici, che ha redatto nel dicembre 2015 i progetti per l'asfaltatura. Fra l'altro, vorrei far presente qui al consigliere, che ha ovviamente una lunga esperienza anche da amministratore, che per far fronte al progetto, abbiamo diviso i progetti in 6 lotti, diciamo, di asfaltatura, e per far fronte a questi 6 progetti distinti esecutivi ci siamo avvalsi non solo dei tecnici dei lavori pubblici, ma abbiamo chiamato, perché erano davvero tante le asfaltature che sono state fatte, lei in buona sostanza ne dà anche atto, e abbiamo chiamato anche alcuni tecnici dell'urbanistica, alcuni tecnici del servizio mobilità. Tanti erano i progetti che quindi hanno seguito il progetto esecutivo, hanno fatto direzione ai lavori e che come responsabili del procedimento hanno seguito le attività in prima persona e come assistenti. Per scegliere i criteri di scelta, quindi sono stati praticamente si è proceduto a suddividere in gran parte delle strade del territorio comunale in viabilità primaria, viabilità principale urbana e viabilità principale periferica. Per ogni via presa in considerazione si è provveduto al rilievo dei dati caratteristici, consistente nella rilevazione visiva dello stato delle sovrastrutture flessibili, ovviamente, nella storia degli interventi di manutenzione eseguiti negli ultimi anni, nell'indice di sinistrosità e numero di incidenti denunciati. Contestualmente si sono individuati difetti e degradi sia superficiali che strutturali, quantificando i possibili interventi sia localizzati che estesi, con l'obiettivo di restituire alle pavimentazioni il ripristino delle caratteristiche funzionali ed aumentarne la sicurezza. Il metodo di selezione delle strade su cui investire si ritiene appropriato, rilevata anche la costante diminuzione del numero di richieste di risarcimento danni, che il consigliere sa ha toccato un picco nel 2013 con 578 richieste ed è sceso progressivamente e sta scendendo anche di parecchio, e non voglio annunciare dati che poi saranno da valutare nel 2016, alla fine del 2016, diciamo che però questo dato dalle 578 richieste di risarcimento danni del 2013 si è sceso di parecchio, si sta intorno ai 100-150, una stima in, diciamo, seguendo la tendenza di richieste danni. E per quanto riguarda invece la strada comunale del cimitero di Bellocchi, l'ha detto lei, l'interrogazione era del 21-10, probabilmente non è stata, ovviamente non era aggiornata allo stato dei fatti, perché l'intervento è stato sospeso in quanto si è proceduto a una ricarica e una risagomatura della strada con conglomerato bituminoso tipo binder. Dopo la stesa del binder nel maltempo e anche le attività che la ditta aveva in programma hanno fatto sospendere i lavori, che sono ripresi evidentemente con piena soddisfazione, perché anche lei ha riconosciuto che effettivamente la situazione è il diciamo il progetto, l'intervento è stato tra virgolette chiuso, e quindi il risultato credo che sia più che buono, e ovviamente non si parla di mesi, si parla di 1-2 settimane. Adesso ecco, no, non lo so con certezza, però diciamo è rimasto il binder senza tappetino d'usura per una settimana e mezzo. Le faccio presente che però quelle 2 settimane diciamo c'è stata un'intensa attività di maltempo e quindi era anche inevitabile far questo. Per quanto riguarda invece la zona di Ferretto è la strada di San Cesario, che collega, e lei ben conosce, la chiesa di Carrara con il cimitero,
è stata oggetto di intervento non con fondi comunali e quindi non era previsto inizialmente, ma ha fatto seguito a una richiesta che abbiamo fatto negli anni alla Regione Marche, e quindi la Regione Marche ha stanziato, la dico in parole povere se mi permette, una certa cifra. Con quella cifra, quindi la Regione Marche, credo da anni del maltempo, del non so quando, con quella cifra abbiamo fatto la scelta, e l'abbiamo spiegata così alla gente, di asfaltare la strada che abbiamo, di cui abbiamo appena discusso. I fondi quindi non erano nostri e il progetto non è stato fatto sulla reale lunghezza della strada, ma sulla disponibilità di fondi, e quindi abbiamo pensato di iniziare l'intervento, che è comunque importante, perché lei potrà ammettere che comunque l'intervento è stato importante, e ci siamo fermati circa 400 metri prima dal cimitero di Ferretto. Questo vuol dire che nel 2017 finiremo l'intervento con fondi nostri, anche facendo leva sui fondi dell'ordinaria manutenzione, e quindi credo che questo problema possa essere superato in brevissimo tempo. Però abbiamo voluto usare quei soldi e li abbiamo usati lì perché ci sembrava giusto, e la situazione era, diciamo, nella parte, diciamo, di valle peggiore rispetto a quella nella zona di monte. Per quanto riguarda invece gli interventi delle vie principali, il progetto dell'8-1 prevedeva l'asfaltatura, diciamo, in intervento sul viale Piceno, via Carlo Pisagane, via 12 settembre, viale Antonio Gramsci, via Roma, via 4 novembre, ed anche sulla strada comunale di Cerasa, in un tratto in curva particolarmente pericoloso, mediante l'applicazione sulla sede stradale di bitumatura di micro tappeto tipo slurry seal, costituito dall'applicazione di un sottile strato di malta bituminosa impermeabile. La tecnologia utilizzata, diversa rispetto ovviamente alle altre, e per questo mi soffermerò, è stata applicata su strade già precedentemente bonificate in profondità, non presentavano buche in buona sostanza, e permette un irruvidimento della sede stradale, la sigillatura di possibili crepe e ripristina l'aderenza su tappeti d'usura lisci, perché consigliere, non è che avere un asfalto liscio sia un granché, ecco, l'asfalto deve essere ruvido perché deve permettere una perfetta aderenza del pneumatico e deve permettere anche indici o comunque spazi di frenata molto più brevi, quindi un asfalto liscio anzi è pericoloso dal punto di vista della viabilità. Questo non è un mio giudizio, è quello che è. Quindi grazie alla miscela di inerti basaltici particolarmente selezionati, impastati a freddo con una speciale emulsione bituminosa elastomerizzata stesa con una apposita macchina semovente. È un intervento a basso impatto ambientale che non prevede l'emissione di fiumi e di vapori tipici dei conglomerati a caldo e permette l'apertura del traffico soltanto dopo 20-30 minuti della stessa, sottolineo che stiamo parlando delle vie principali della città, limitando al massimo i disagi cittadini. Faccio una nota, mi permetta, in questi giorni stanno asfaltando una via molto importante del centro di Ancona, non mi ricordo, però credo che la strada Viale della Vittoria l'hanno chiusa al traffico, le lascio immaginare proprio perché andava chiusa al traffico e quindi andava, diciamo, ha creato molti problemi. Questo sistema invece ha permesso di poter utilizzare, con qualche evidente disagio limitato a far tardi per mangiare la pasta il pomeriggio, la mattina, ecco, forza, dai, se mi permette questa aveva molto bisogno. E quindi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte garantirà un aumento notevole della tenuta di strada degli automezzi, aumentando la resistenza di attrito radente, proprio in virtù della rugosità del nuovo asfalto. Per quanto riguarda le strade 2015, lei richiamava anche la via Enrico De Roberto, e la via Enrico De Roberto è stata effettivamente nel frattempo asfaltata perché era già inserita. Per quanto riguarda invece le vie di Fano 2, e in particolare Viale Mariani e Viale Guarnieri, le strade di Viale Mariani e Viale Guarnieri sono state comprese nei lavori di manutenzione da eseguire, anche queste, con finanziamento regionale in corso di definizione. Siccome sono fondi regionali e che vengono gestiti dall'unità che si occupa del terremoto, siamo un po' in ritardo e quindi contiamo di poterlo fare nel 2017, e quindi vorrei dire ci siamo già attrezzati per farlo.
criterio di scelta, dimmi. Non ti niente. Criterio di scelta dei tempi di esecuzione, consigliere, qui i tempi abbiamo diviso in 6 lotti, però ci vuole il tempo per fare queste cose, lei immagina, e quindi abbiamo deciso con i RUP, con i direttori lavori, anche parlando con gli operatori, avvisando diciamo gli operatori, abbiamo fatto precedere alcuni dei nostri interventi anche con delle assemblee pubbliche, quindi diciamo che la gente era avvisata. Abbiamo preferito iniziare nella tarda primavera e dare priorità agli interventi sulle vie turistiche, diciamo, quindi zona Sassonia, zona Lido, zona Torrette, e contestualmente sono iniziati invece i lavori su alcune zone periferiche, Carignano e Rocco San Baccio. Per quanto riguarda invece la zona commerciale di Bellocchi, anche questo è un intervento che, quando lei, probabilmente i consiglieri hanno scritto l'interrogazione, era ancora in corso. I lavori di asfaltatura di via Einaudi erano compresi quindi nell'8-6, il tratto a monte è stato escluso in previsione dei lavori di ampliamento del centro commerciale, che è tuttora in corso, e fra l'altro prevede la modifica della viabilità, interventi, allacci, utenze, eccetera, per cui abbiamo deciso di programmarlo in futuro e quindi siamo... per ridurre i disagi in un tratto viario molto trafficato dai clienti del centro commerciale e dai mezzi pesanti che transitano la zona industriale, si è concordato di dividere temporalmente i lavori, prima nel tratto più ammalorato di via Tognolo fino alla prima rotatoria, quindi accesso al parcheggio che lei citava, e in un secondo momento appunto proseguire fino all'incrocio con via Meda, che appunto, come abbiamo detto, è stato fatto successivamente per questa cosa. I lavori, manca solo la segnaletica orizzontale, sono pressoché finiti. Per quanto riguarda gli interventi programmati, io, se mi permettete, non vorrei fare l'elenco di tutte le vie, sono tantissime, però le posso dire che dei 6 lotti, il lotto 1, che prevedeva la zona appunto di Viale Piceno, quello che ho citato prima, è al 98% e manca solo la segnaletica orizzontale. Il lotto 2 è finito e abbiamo allungato i tempi per i lavori di ristrutturazione resi necessari successivamente, quindi con una variante del ponte sul torrente Arzilla, che erano inizialmente non previsti. Il lotto 3 è al 98%, il lotto 4 al 98%, quindi mancano interventi di rifinitura e segnaletica orizzontale. Il lotto 5 invece è quello che prevede anche l'asfaltatura su via Fanella, è slittato per lavori di bonifica della rete idrica da parte di ASET, quindi abbiamo fatto fare a loro gli interventi. In questo caso, diciamo, abbiamo concordato sin dal 2015 il più possibile gli interventi, loro avevano in programma di fare la bonifica della rete idrica in via Fanella, quindi abbiamo posticipato questo intervento che quindi si terrà e che si farà a breve. L'8-6 è finito praticamente. Quali sono le vie del 2017? Qui non c'è nessun tipo di progetto, adesso vedremo in fase di assestamento di bilancio quante risorse ci saranno, però useremo le stesse filosofie che abbiamo adottato fino adesso e che sono state adottate anche in precedenza per individuare le strade e le vie che riteniamo necessitano di un intervento. Grazie. Ringrazio l'assessore Falesi e invito il consigliere Del Vecchio per il grado di soddisfazione. La percentuale del grado? La percentuale. Grazie all'assessore che ha in maniera puntuale risposto a tutti i quesiti. Non mi ritengo soddisfatto, almeno parzialmente su alcuni punti qualche risposta è stata apprezzabile, su molti altri no, intanto perché io sul primo punto che avevo chiesto, cioè di conoscere quali sono stati i criteri adottati per scegliere le strade, avevo fatto una richiesta come consigliere comunale di accesso agli atti a ottobre 2015 senza avere risposta, dopodiché è stato presentato il piano a dicembre 2015 e qui stendiamo un velo pietoso e non voglio andare avanti perché l'avevo chiesto anche al segretario comunale, stendiamo un velo pietoso e facciamo così. Ma detto questa premessa, non era a caso il primo punto
La strada di Rosciano è stata ferma circa un mese. Io non lo so perché quelli che ho sentito, perché poi come consigliere comunale ovviamente ci si attiva, la stessa consigliera Magrini che si era attivata su quella zona, c'era stato riferito dai tecnici che la ditta se n'era andata a fare altro, non so dove. Però lì è stato fermo un mese, tra l'altro un mese critico, un mese è stato fermo. In una zona critica, nel periodo vicino Ogni Santi, cioè nel periodo anche, voglio dire, poi al di là di Ogni Santi lì è sempre molto trafficata perché ci passano tutti. Ecco. E vabbè, ma detto questo, ho detto sono parzialmente soddisfatto, che non va scaldato. Poi, sono parzialmente, poi, nel cimitero di Ferretto, diceva l'assessore, finirà nel 2017, qui sono soddisfatto, mi auguro che finirà nel 2017, perché francamente i cittadini, perlomeno della zona, si sentono un po' presi in giro, perché dicono, arrivano fino a, no? Non è 400 metri, è molto di più, ma non credo proprio, allora mi sa che tu, io li frequento, forse tu no, però, e non sono per niente contenti, anzi il contrario, ti sfido a venirci a parlare così ti accorgi come sono contenti, sono felicissimi, guarda. Ma al di là di questo anche l'intervento, se uno lo va a verificare, gli chiedo all'assessore di andarlo a verificare, è già ammalorato, cioè è tutto praticamente già mosso l'asfalto, quindi non so fino a quanto durerà, non so come è stato fatto in modo sostanza, quindi a questo faccio un appunto. Per quanto riguarda tutta la descrizione che ci ha fatto tecnica, che io non conosco francamente, del come è stato fatto questo tipo d'asfalto nuovo, moderno, a me francamente non piace, come non è piaciuto a tantissimi cittadini, lascia tutta questi residui, soprattutto nei lati dove c'è la pista ciclabile, e questo è sotto gli occhi, quindi inutile negarlo, sembra non finito oggettivamente, sembra un asfalto non finito, che ha bisogno del bandering, si chiama, quel pezzettino che manca in cima per finire, no, il lavoro, sembra che manca quel pezzo lì. Questa è stata l'impressione non solo mia, non da tecnico, ma anche di molti cittadini, quindi su quello no, non sono assolutamente soddisfatto, come ad esempio si poteva evitare di fare durante il periodo estivo, in particolar modo quei lavori nelle ore di punta, quando il traffico era al massimo, proprio in quelle ore far magari interrompere i lavori e far circolare il traffico, perché si è bloccata la città, e lì le proteste, non c'è bisogno che ve lo dico, sono state centinaia, non migliaia. Per quanto riguarda la programmazione, mi fa piacere che ancora non ne avete parlato, però era questo anche che volevo far emergere, nel senso che vi è sfuggito che avete utilizzato i soldi che erano stati accantonati da chi c'era prima, 2004, se non vi ricordo male, 2007-2014, cioè blocco del patto di stabilità, vi è sfuggito, blocco del patto di stabilità, ma non mi è sfuggito invece di controllare quanto ne avete accantonati voi nel 2014-15, anzi 2015-16, che da quello che mi risulta e che mi hanno riferito i tecnici è pari a zero, cioè quello che avete accantonato per fare gli investimenti in questi due anni è pari a zero, cioè la vostra capacità di risparmio è stata pari a zero, o meglio, la vostra capacità di investire per i prossimi anni è stata al momento pari a zero euro, quindi avete messo, diciamo, tutta la buona volontà nel fatto che ci fossero questi soldi accantonati prima e li avete spesi, come è giusto che sia, perché l'abbiamo detto anche nella interrogazione, è giusto, i cittadini ovviamente aspettavano da tempo e queste asfaltature che erano state bloccate proprio a causa del patto di stabilità. Non lo so cosa ci dobbiamo aspettare dal 2017 in avanti, visto che, ripeto, non c'è al momento una risorsa disponibile, questa così mi è stato riportato dai tecnici, mi auguro che si trovino risorse aggiuntive che possono essere investite nelle asfaltature, perché l'ho detto prima, lo ribadisco, sono state asfaltate 40 km di strade su 440 km di strade, quindi è necessario non solo sfruttare l'occasione che è giusto che abbiate sfruttato dello sblocco del patto di stabilità, ma che si programmi per gli anni futuri anche ogni anno una parte di queste asfaltature, perché così si va a coprire appunto questi numerosi chilometri di strade che abbiamo. Grazie.
Ringrazio il consigliere Del Vecchio e passiamo a questo punto al punto 6 dell'ordine del giorno con l'interrogazione lavori di ristrutturazione e ripristino Museo Comunale, Movimento 5 Stelle. Chi la illustra? Omicioli. Grazie Presidente, Adaro Miccioli del Movimento 5 Stelle. Allora, la situazione che vogliamo mettere in evidenza è quella del museo archeologico, la parte diciamo sottostante al museo, quello della Pinacoteca. E, in effetti è successo che proprio all'inizio di settembre, mi pare il 2 settembre, è stato chiuso il museo civico per quanto riguarda la parte in generale, ma soprattutto la parte archeologica. E quando a settembre ancora i turisti, anzi forse no, è uno dei periodi dove una certa tipologia di turismo è presente a Fano e spesso diciamo, lo fa anche dal punto di vista culturale, quindi insomma, andare in un museo della città sarebbe l'ideale. C'è scritto per motivi di ristrutturazione dovute secondo le indicazioni della sovrintendenza. Abbiamo allora diciamo, chiamato la sovrintendenza per sapere un po' quali erano le motivazioni e purtroppo sono arrivate delle segnalazioni abbastanza gravi perché la sovrintendenza da molti mesi ha segnalato più volte, con diverse anche sollecitazioni scritte e telefoniche, al Comune la situazione ormai che era fuori norma, secondo addirittura una circolare del Ministero del 2014, del museo nella sezione archeologica, per quanto riguarda che cosa? La sicurezza dei reperti, la loro conservazione e l'impiantistica del museo stesso. Il Comune, da quello che sappiamo, non ha mai agito di conseguenza, trascinando questa situazione di inattività fino ad oggi, raccogliendo solamente alcuni preventivi di spesa, oltretutto alcuni forniti grazie anche alla sovrintendenza stessa. Agli inizi di settembre la sovrintendenza a questo punto si è vista costretta, visto che il Comune non faceva nulla, a far chiudere la sezione archeologica del museo, a far imballare e proteggere i reperti di proprietà comunale in una stanza apposita e purtroppo a far trasportare i reperti appartenenti allo Stato in locali propri fuori della città di Fano. Allora noi vogliamo chiedere, interroghiamo il sindaco per sapere intanto da quanti mesi, attraverso quali documenti, e qui abbiamo chiesto se si può avere, abbiamo la copia appunto di questi documenti, attraverso appunto i quali la sovrintendenza ha segnalato le azioni da svolgere all'interno del museo sezione archeologica, quali sono le azioni dettate dalla sovrintendenza per mettere mano per mettere scusate, a norma il museo, quali e quanti sono i reperti e le opere appartenenti allo Stato che sono state trasferite nei locali della sovrintendenza e dove si trovano questi locali, se c'è quindi poi un rischio concreto che tali opere una volta trasferite non tornino più nella disponibilità del Comune e ad oggi se sia stato scelto a questo punto un preventivo per attuare le azioni sollecitate oppure addirittura siano, aggiungo io, partiti i lavori, che è quello che mi auguro, se ha a disposizione la copertura economica per svolgere tutti i lavori e acquisti sollecitati dalla sovrintendenza e a quante ammonta appunto questo tale importo e se ritenga opportuno sollevare dall'incarico chi è responsabile di tale scempio deliberata inattività. Grazie. Ringrazio il consigliere Miccioli, lascio la parola all'assessore Marchegiani in qualità di vice sindaco e annuncio che comunque ha i documenti a disposizione dalle richieste, quindi una copia già disponibile. Sì, dunque cerco di ricapitolare la vicenda. Il primo documento che ci è arrivato, ci è pervenuto dalla sovrintendenza di Ancona, è una relazione tecnica che è arrivata a molti musei, perché la circolare che viene ricordata del 2014 ha alzato il livello delle tutele e quindi molti musei devono adeguarsi. Ricordo che quello di Fano non ha avuto nessun tipo di intervento da decine di anni, mi pare una trentina di anni che non si interviene né nell'archeologico né nella Pinacoteca. Ricordo anche che con i lavori pubblici abbiamo provveduto a mettere in salvaguardia tutti i tetti che per la prima volta sono stati impermeabilizzati, i lavori stanno finendo, sia della Sala Morganti che della Pinacoteca e quindi anche del Museo Archeologico che è sottostante ad essi. Ma nella vicenda la relazione tecnica del funzionario della sovrintendenza che aveva fatto un'ispezione all'archeologico ci è pervenuta il 30 novembre 2015, quindi sostanzialmente un anno fa, dicendo le seguenti richieste. Gli ambienti vadano risanati, possibilmente con un impianto di condizionamento dell'aria o con deumidificatori portatili. Le vetrine espositive vadano ristrutturate, i cristalli sostituiti, anche a garanzia della rottura per urti accidentali,
I materiali nel cortile e nel sottoportico vadano protetti con idonee ringhiere o pareti in cristallo, l'impianto antintrusione vada implementato estendendo lo sottoportico al cortile, vada valutata l'installazione del sistema di videosorveglianza per i materiali fuori dalle teche. Quindi noi un anno fa sostanzialmente abbiamo cominciato a prendere contatti con la sovrintendenza dopo questa ispezione per un ordine di motivo: prima cercare di confrontarci con loro sul da farsi, perché sono delle operazioni molto particolari, molto, per esempio il tema delle teche, che con indagini di mercato dopo errori preventivi che sono stati fatti non dalla sovrintendenza, qui probabilmente c'è un refuso perché la sovrintendenza non fornisce i preventivi, può fornire una rosa di ditte da consultare, di suo gradimento, noi andiamo in appalto, quindi le indagini di mercato e preventivi li facciamo noi, no? Questo per correggere una sorta di imperfezione che sarebbe anche un po' problematica, no? Nel senso, però ci siamo capiti, insomma, niente di che. Però abbiamo cominciato un po' a ragionare con la sovrintendenza, perché prima di fare qualsiasi lavoro occorre far sì che tutti i reperti fossero messi in sicurezza, nel senso non si può nemmeno imbiancare su un capitello corinzio, un rocco di colonna, una cornice, quindi bisogna, e l'ipotesi della sovrintendenza era di trasportare tutto ad Ancona a carico del comune, operazione che avrebbe assorbito delle risorse notevoli. Si è riusciti a convincere con diversi sopralluoghi la funzionaria della sovrintendenza, con cui si è stabilita una collaborazione fattiva, devo dire, a costituire un cavò laddove nelle ultime stanze, proprio in fondo dell'archeologico, ci sono i reperti più importanti. Ricordo che la sovrintendenza è proprietaria di molti beni del Museo Archeologico di Fano, ma ha anche l'obbligo di tutela sui beni di proprietà del comune, quindi la sovrintendenza, quando dice una cosa, bisogna farla, e noi ci siamo messi a disposizione, spiegando anche alla sovrintendenza che un comune ha bisogno di trovare le risorse, di farle gare, di procedere secondo un criterio che non è quello del privato, per cui ho i soldi, chiamo una persona al telefono, no, non devo rispondere a nessuno, dobbiamo fare procedure. Però abbiamo ottenuto un importante risultato, perché i reperti più importanti, cioè tutte le statue, le lapidi eccetera, rimangono a Fano in un cavò che è nelle ultime due stanze, di facilissima realizzazione, già dotato di allarme, perché con una porta di acciaio si chiudono quelle due stanze oggi aperte alla fruizione, e quindi quella diventa la cassaforte di tutte le statue e dei reperti più importanti. Che reperti sono stati portati via di proprietà dello Stato? Quelli delle teche, perché le teche le dobbiamo, sarebbero da cambiare radicalmente, ma hanno dei costi esagerati, cioè un'indagine di mercato che abbiamo fatto, rifare le teche nuove, che significa vetri nuovi, serramenti nuovi, struttura nuova, costa circa 60.000 euro, quindi si va su cifre notevolissime. Allora, anche su consiglio della sovrintendenza, abbiamo fatto una perizia per una straordinaria manutenzione delle teche, quindi mantenere la struttura lignea, insomma, di teche fatte ormai una quarantina di anni fa, che comunque è buona, sostituire comunque le lampade interne, cambiare i vetri, migliorare molto le serrature, quindi con un intervento di questo tipo, e i reperti che risalgono tutti al preistorico e al protostorico, quindi sono punte di frecce, amigdale, fibule, insomma sono circa 400 piccoli reperti che sono stati messi in scatoloni dalla stessa sovrintendenza e trasportati senza oneri in automobile da loro al Museo di Ancona, e che torneranno, nessuno ci vuole togliere i reperti, questo è assolutamente... C'è un accordo nei fatti, c'è un inventario che, tra l'altro, noi siamo depositari in Palazzo De Cuppis, questo lo sanno in pochi, perché nelle cantine di Palazzo De Cuppis c'è un grande deposito della sovrintendenza di Ancona affidato al Comune di Fano, di reperti che speriamo col tempo di poter mettere in mostra in un museo un pochino più comodo. Quindi la sovrintendenza li ha portati via, perché sono quelli che devono essere assolutamente tolti, e li ha presi in carico lei, perché dice ve li ridiamo nelle teche nuove. Quindi su questo abbiamo già dichiarato anche alla stampa che c'è assolutamente l'accordo di una restituzione. Abbiamo messo subito in disponibilità, insomma urgenza, 33.000 euro, quindi questi sono già... E lunedì mattina apriamo le buste della prima gara, che è quella che costituisce il cavò. Tenete conto che per trasportare le statue da due stanze al cavò l'importo opera è di 15.000 euro.
molto alto, quello di stima, dopo c'è la gara, chiaramente speriamo in un ribasso, ma si tratta di cifre perché sono aziende specializzate che prendono la fortuna, la mettono su un carrello con tutti i crismi, la trasportano per 10 metri, la stivano lì e questi hanno dei prezzi notevolissimi, ma estremamente inferiori che se fossero arrivati i carabinieri con nucleo di tutela, con i camion portati Ancona, carico, trasporto, scarico e restituzione, ma comunque i beni sono qui. Quindi questo è una parte dei 33.000 euro che andrà a stivare le opere. Con gli altri 20.000 noi cercheremo di approntare tutti i lavori importanti, per esempio abbiamo scoperto insieme alla sovrintendenza, oltre alle richieste che lei vedrà scritta nella lettera, c'è da integrare l'impianto elettrico. L'impianto elettrico va rifatto, fortunatamente va rifatto sfilando i cavi, quindi conteniamo, vanno messe telecamere di videosorveglianza che consentiranno da remoto, dal piano superiore, di controllare tutti i movimenti dei visitatori, e questo è un altro importo di 20.000 euro. Quindi con la prima somma noi riusciamo a stivare in sicurezza il materiale, a fare l'impianto di videosorveglianza, l'impianto elettrico nuovo, con altri 5.000 euro, 4.500 a imbiancare e a tinteggiare tutto, con altri 2.500 euro a comprare i deumidificatori, che sono quelli per musei, hanno una cifra abbastanza contenuta su 2.500 euro, per togliere quell'effetto di umidità che si respira ogni volta che vediamo lì e quindi mettere in tutela anche i beni quando ci verranno restituiti. Il tema grosso, che fa parte necessariamente in un secondo step che mettiamo a bilancio 2017, sono le teche, quelle che dicevo prima. Questo ci consentirà quindi in un primo step di riaprire, speriamo il prima possibile, il museo nella parte chiusa, nei locali chiusi. E poi c'è però il tema della loggia, perché anche la loggia è attenzionata. Ora è vero che la loggia non ha videosorveglianza se non in diretta da parte della Cassa di Risparmio, c'è la guardia giurata quando è aperto il pubblico lì per i traffici, sono tutti materiali non asportabili, difficilmente si ruba un dolio del peso di 3 quintali, insomma è difficile, un'ancora, ecco, faccio per dire, un sarcofago medievale, però c'è un tema legato al vandalismo, c'è un tema legato alla conservazione, la parte più delicata è il mosaico della Pantera. Per il mosaico della Pantera abbiamo progettato e stimato un recinto che utilizza l'attuale recinzione metallica, sfila però i cavetti, mette cristalli antintrusione perché c'è il vizio di portare via qualche souvenir da parte di qualcuno purtroppo, molte tessere comunque le abbiamo recuperate, è previsto anche il restauro che non è molto costoso, si aggira attorno ai 1000 euro di quelle tesserine rimosse a una pulizia. Restaureremo anche il dolio, e lì il discorso è un pochino più impegnativo, quasi 5.000 euro per restaurare il dolio esposto da tanti anni lì, e anche il capitello corinzio in pietra rosa che è stato ritrovato negli scavi del Teatro Romano, che ha perso con l'ultimo terremoto, ha avuto una vibrazione e si è staccata una foglia. Quindi tutte queste cose sono già nello step, diciamo nel terzo step, ultimo step. Il recinto sarà quindi di metallo come oggi, dotato di cristalli antisfondamento e antintrusione, avrà anche un cancelletto perché il custode ogni volta che deve entrare deve scavalcare, non avendo più l'età è pericoloso, quindi apriamo un cancelletto e soprattutto un'altra cosa che abbiamo notato è che il selciato della loggia ha bisogno di cure. Quindi tutte queste cose che ho sommariamente detto ammontano a un preventivo ragionevole che sfiora i 100.000 euro. Quindi sono tre step. Primo intervento subito, apertura delle buste il 21, cioè lunedì mattina, la gara che noi dobbiamo per forza obbligatoriamente farla con non meno di 3 ditte, quindi ci saranno 3, 4, 5 ditte, speriamo ci consenta ribassi d'asta e quindi partiamo con i lavori in successione. Le altre questioni che venivano chieste, sul discorso dell'inizio dei lavori a settembre, no? Beh, noi siamo stati insomma, in collaborazione con la sovrintendenza, a parte che andavano accertate alcune cose, però abbiamo cercato di salvare tutta la stagione 2015, perché la mele è arrivata il 30 novembre, abbiamo salvato le feste natalizie, quindi il museo è stato sempre aperto, Pasqua e tutta l'estate, solo che insomma, la deadline era finita l'estate, partite, e quindi questo abbiamo dovuto fare, abbiamo dovuto chiudere perché altrimenti la situazione diventava per noi. Però il 2015 è stato salvato completamente, settembre è vero, i primi 15 giorni ancora c'è un flusso turistico interessante, però
più di quello non potevamo fare. Adesso il vero tema per noi è accelerare con lavori che hanno una durata abbastanza contenuta, il problema è mettere a bilancio appunto queste somme e ci stiamo impegnando a farlo già con i PEG che stiamo consegnando in questi giorni. Subito i 33.000 vanno in gara, i 40.000 sono, diciamo, tutto il progetto è pronto, però vanno reperiti nel bilancio 2017. Speriamo che il 2017 ci consenta anche gli altri 30.000 finali per intervenire nella loggia. Ringrazio il vice sindaco Marchegiani e invito il consigliere Omiccioli per il suo grado di soddisfazione. Diciamo che la soddisfazione qui non è tanta, anche perché sentendo le risposte che ci avevano dato un'intervista anche a Fano TV attraverso i giornali sembrava che tutto fosse a posto. In realtà, io da quello che ho capito, c'è stata molta negligenza da questo punto di vista, perché intanto è stato detto che non in questa sede ma appunto ai cittadini attraverso i giornali e le televisioni che la segnalazione fatta dalla sovrintendenza risaleva all'inizio di questa estate, invece da quello che abbiamo sentito oggi in realtà parte da praticamente dicembre del 2015, quindi più di un anno fa. Nel frattempo cosa si è fatto? Siamo arrivati ad oggi, dopo la chiusura da settembre, ottobre, novembre, dopo 3 mesi, ad aprire una busta per far mettere dentro un cavò le nostre opere. Insomma, potevamo allora a questo punto tenerlo aperto un po' di più, forse il museo, visto che intanto 3 mesi li abbiamo persi abbastanza in modo, diciamo, in modo colpevole a questo punto, perché è vero che è una situazione di emergenza, ma è una situazione di emergenza, non dico voluta, ma insomma dove molte mancanze ci sono state. I lavori partiranno a novembre, era stato detto, sì, ma avete capito di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di mettere i reperti dentro un cavù, cioè poi dopo, se ci sono un po' di soldi, inizieranno a fare altre cose. Nel 2017, se va bene, con il bilancio che di solito fino a marzo-aprile non si approva, e ci saranno i soldi forse per le teche. Ci hanno assicurato che il museo riaprirà in primavera. Voi spiegatemi come questo potrà accadere. Nel senso, lo riapriremo con che cosa? Con il cavo chiuso e qualche reperto da qualche altra parte? Non lo so, ecco, diciamo, i motivi di dubbio purtroppo rimangono molto forti. E veramente, secondo me, visto che poi, come ha detto giustamente l'assessore, bisogna lavorare per bandi, bisogna lavorare, no, con preventivi. Bene, caspita, da dicembre 2015 che ci hanno avvisato di fare questa cosa. È vero che, no, un po' con la sovrintendenza non è sempre facile lavorare perché i paletti sono tanti, ma caspita, chiudiamo.